il messaggio di pace che stiamo lanciando da Roma travalica i confini e in realtà vuole aggregare sempre più persone intorno a un messaggio che è universale, ossia quello della pace, della cooperazione tra i popoli, del superamento delle nostre differenze, delle barriere che sembrano insormontabili ma invece non lo sono. E allora se riusciamo a farlo, se lo sport riesce a unire le persone, io direi che abbiamo trovato la formula vincente. Quanto è bello vedere davanti alla partenza tutta questa gente, tutto questo popolo. È veramente emozionante, tra l'altro questa è la terza edizione, ogni anno ci sono nuove confessioni, nuove comunità che si uniscono, insomma il messaggio universale è partito, corre intorno al mondo e siamo veramente orgogliosi. Qui da Riccardo è la seconda volta stamattina. Le bandiere che tu annunciavi, che danno il segnale. Saluto agli amici del Ponte del Dialogo. Grazie. Un applauso ai presenti e ad accompagnanti. Che tutto va bene, ci vediamo all'arrivo. Un'organizzazione perfetta, una partecipazione abnorme di gente. Diciamo che c'è tutto, il tempo insomma è migliorato anche? Sì, il tempo è migliorato e chiaramente è stato un ostacolo per la partecipazione della 5 km, ma noi stiamo lavorando per arrivare a portarci veramente 10, 20, 30 mila persone per fare un sold out, se come pensiamo riusciremo a far sì che questa sia la mezza maratona dei campionati europei. Se nel 2024 riusciremo a fare campionati europei, ci verranno appunto assegnati e qui lo sapremo nel giro di pochi mesi. Questa manifestazione, che sarà la mezza maratona degli europei, credo arriverà veramente a 30-40 mila persone. Ho fatto prima la domanda alla sindaca Raggi, ho detto un appuntamento non soltanto importante per Roma ma anche per il mondo. Ma sì, perché devo dire dove siamo e quindi il fatto che tutte le comunità religiose in questa occasione siano tutte una accanto all'altro e non a caso si chiama Via Pacis, credo che sia un segnale importante, quindi la federazione è orgogliosa di poter sostenere questo sforzo. Ed eccola la prima arrivata del gruppo di Bitonto. Ciao, buongiorno a tutti. La prima arrivata, la prima 5 km. La prima della 5 km. Tempo? 31.07, esperienza bellissima, correre lungo il Tevere, Roma è bellissima e sono felice di essere qua, c'ero anch'io. E se lei è la prima, tu sei la seconda. Ma certo, non poteva essere altrimenti. Anna, tempo? 37 qualcosa, ora non ricordo. Buono. Sì, abbastanza. Diciamo che ho migliorato di un minuto a chilometro. Senti, non ti allontanare, raccontami un po' la tua esperienza durante il percorso. Beh, è stata una bellissima esperienza, francamente temevo, perché temevo di scivolare, visto che la pavimentazione era bagnata, devo essere franca, quindi, però nonostante tutto ce l'ho fatta. L'applauso di tutta Roma, noi accompagniamo questa volata e l'arrivo col pettorale numero uno di Joel Wanghi, che chiude in un'ora 4 in 3.000 su quest'altro traguardo. Antonio. Esattamente, e già possiamo dichiarare che il vincitore con della Casone Noceto che si porta all'arrivo, Vincenzo Agnello. Ecco. Ho cercato di mantenermi sulla terza, quarta posizione e poi al decimo chilometro iniziare la mia progressione fino all'arrivo. Un percorso veramente bello, emozionante. Per me è la prima volta che corro qui a Roma. Vincenzo, tracciato duro o facile da fare? È un tracciato abbastanza impegnativo con i sanpietrini, le curve, le salite. Però mi sono divertito tanto perché quando stai bene la fatica è molto meno. C'è stato un momento difficile che hai attraversato? No, no, in particolar modo, la mezza si sa, il quindicesimo, sedicesimo chilometro sono i chilometri più duri, però ho cercato di stringere i denti e finire in progressione. Chiedo a tutti un grande applauso per Fatma Barawi, che chiude in un'ora 14 e 13 ovviamente del
Quando si presenta a Roma, io a Roma a casa mia, sento che faccio parte di un gruppo sportivo olimpico dell'esercito che è a Roma, quindi ma fa che è un piacere. Sto preparando una maratona e quindi questo era un test e diciamo che è un ottimo test. Allora, ieri avevo chiesto al coach, chi è che secondo te arriva prima? Arriva Michele. 1:37:43. Allora, raccontami sta gara. È stata molto bella perché per me era la prima volta. Sono andato con calma nella prima frazione di gara. Dal decimo ho iniziato a spingere. Ne abbiamo superati parecchi di atleti. E infatti credo che tra il primo e il secondo intertempo sarà un bel divario. Ho chiuso gli ultimi spingendo, quindi sono soddisfatto. Anche perché era un primo lungo in attesa di gare future, quindi sono molto soddisfatto. Eccole qua, allora, devi riprendere fiato? È stata bellissima, nonostante il percorso bagnato, ottima l'organizzazione e penso e spero di poterla rifare l'anno prossimo, migliorando anche il tempo. Ho fatto 1:40:21, un mio modesto tempo, visto che ho alla soglia dei 55 anni. Comunque, bella, veramente bella. Prima ho chiesto a Michele per aver portato i colori di Bitonto, è una, diciamo, un buon traguardo, ecco. Arrivati ragazzi, a tutti quanti voi che anche da ogni parte finale del mondo continuate a passare qui sulla linea finale della via Pace.